Comenzar. Stiamo gravando. Entonces, perché queste due classi sobre meccanica statistica? Abbiamo apprendito che hai una relazione entre l'oggetto che sono in un certo stato di stato con il famoso zeta, che è in pratica l'inverso della energia termica o particola. Non detenevo che se è 0 per Maxwell Boltzmann, 1 per Fermi Dirac e meno 1 Bose-Einstein. Abbiamo visto che, diciamo, di base tecnicamente la dos principale seriano Fermi Dirac e Bose-Einstein, perché la particola sono o fermiones o bosones, però in condizioni normali, dove generalmente, come si menzionava, l'eta tiene un valore abbastanza grande positivo, questo si riduce alla Maxwell Boltzmann. Questo in generale per la particola con massa. Con un fotone, essendo che non si conserva, quindi eta diventa zero, questo va a essere sempre che segue principalmente la Bose-Einstein. Aunque existen algunas aproximaciones con energía baja, energía alta, donde exactamente se va a el, por ejemplo, a alta energía, este término es muy grande, entonces viene sobre los C, y de consecuencia tenemos la aproximación de Wien, que es prácticamente una Maxwell-Boltzmann por fotones. Quello che ho visto è che in generale energia abbastanza grande, la particola di gas si comporta abbastanza come una Maxwell-Boltzmann, però se vamo a situazioni un poco più estreme potremmo ottenere uno scambio. Abbiamo visto che nel caso della Fermi Dirac, che è Fermi Dirac, questo tiene una energia caratteristica della distribuzione che si può definire con questi parametri, densità numerica. Entonces, quando l'energia tipica del sistema, KV, se va a essere paragonabile, confrontabile con l'energia della Fermi Dirac, l'energia dei Fermi, la caratteristica della Fermi Dirac comincia a farsi notare, e quello che otteniamo è questo, la che mass è
e cicla l'energia nella particola, rispetto a Stefani, si nota la caratteristica di avere la fermi Dirac che il principio di esclusione di Pauli causa che non si può rilevare in qualche quantità di particola con stato energetico e di conseguenza dobbiamo tenere una distribuzione a scalone e non mass, una distribuzione a sigle, che apparisse come un esponenziale. Di ciò si può vedere che Max Born sempre, Bose-Einstein ad alta energia è una sorpresa esponenziale all'interno va come una delta di Dirac, che è mutata perché si pone un contatto della particola nel centro, nello stato mass vacuo, mentre Fermi Dirac ha questa caratteristica del cambiare. Altra maniera scrivere questo, questa forma discreta, facilmente si può avere una situazione non esattamente continua, ma casi. Delta E, in caso delta E H, delta E H. Para cosa non si sente tanto questo, perché quando chiederemo a hacer los calculos, nosotros necessitamo semplicemente per calcolare il valore medio o per la caratteristica, sapere il numero di particole con la caratteristica, presente quel livello di energia, e la distribuzione della meccanica statistica non dice esattamente quali sono queste quantità. E precisamente vamo tenere generalmente la che V al termine di degenerazione, come avete visto, dentro spazio delle fasi. Il numero di particole è questo, perché teniamo il volume. Hanno visto cos'è lo spazio della fase? Hola? Hai alguien? A che si riferisce? Sì, lo spazio della fase. Un concetto. Io no. Ok, diciamo generalmente per esempio hanno già dovrebbe aver già cominciato a essere quantica lo stesso. Corretto? Perché deve essere questo semestre. Sì. Il principio base, si può dire, della quantica è. Lo pregunto perché lo vamo a usare. Qual è, diciamo, uno dei principi mass basico della quantica? Che è quello che lo caratterizza principalmente. Il principio di incertezza. Esattamente. Che cosa non dice? Che, bueno, se può sapere o bien la posizione o bien su momento, però no, un carattere Ma sta caratteristico. esatto, perché il pensiero di sentitum no, esattamente non habla solo di posizione e di momento. Il pensiero di sentitum è un poco di base che
cosa linda e más genérico que dice es que data la incertidumbre de dos variables conjugadas, su producto es siempre mayor igual a h dividido 4π o h cortado dividido 2. La momento y posición son, son dos variables conjugadas. Otro son el tiempo y la energía, por ejemplo. Que se, vale para cualquier pareja de variables conjugadas. Para digamos, estudiar una partícula, lo que yo puedo hacer es ver exactamente su posición en el espacio y su movimiento, más que todo su momento, el modo. Si yo considero, entonces, lo considero unidimensional, tendrá una posición en el espacio, en la recta, y tendrá una cierta velocidad. Entonces, en este espacio, posición, momento, moto, tiene un lugar. Si lo miro en las tres dimensiones, me encuentro un espacio a seis dimensiones, tres espaciales y tres de la, del momento, que es lo que se llama el espacio de las fases. Porque una partícula ocupa un lugar en esto y me dice también su característica del, poco dinámica posicional. Come si vede, il prodotto di due variabili coniugate è una unità che è come l'h, e di hecho l'h è esattamente la, diciamo, l'unità minima dentro il spazio della fase. Entonces, diciamo, il volume dentro il spazio della fase è dato dal volume fisico dello spazio, che è dove hai la particola, más el volumen de las velocidades que tiene. El producto de estos dos volúmenes, el, para saber cuánta partícula hay, lo divido por H3, porque una partícula cada, por cada de esto, y me da el número. Esto lo, se puede escribir. Parte, perché P con l'energia sono connettata. No, no. M. O meglio. Accettare. L'energia all'umano. De hecho, muchas veces se encuentran en las disposiciones de Maxwell más esta versión con la energía directamente. Que se multiplica con el exponencial y es una característica. Cuando yo... más acá se debe el, generalmente la N. La E más la función, la fracción, dice cuánto de esto son ocupado esta parte. Otra característica que da la Maxwell-Boltzmann, habiéndola, el, por ejemplo, puedo la energía de n, de n fotones en intervalo de frecuencia en el volumen en u es igual a h en u, que es la energía de cada fotones para el número de fotones por unidad de frecuencia, que es esto. Divido il volume. E questo
me dà la famosa equazione de Planck del corpo negro che mi dice com'è l'energia che ne emana. Se voi a ser l'integrale sopra soprattutto la frequenza, il famoso integrale che mi dà, puoi tenere la U, al finale tengo un 4 cubico se della brillanza totale, che dipende solo dalla temperatura, che lo risumo, potevo scriverlo con questo, con A te alla quarta. A è una costante, proprio A si chiama A ed è definita come 4 pi greco diviso 6. Se connette también con la costante no, non è uguale a questo. Se connette con la costante Stefan Boltzmann, ma proprio ha una è su nome esatto. Perché parlare di tutto questo? Perché adesso, ora che vamo a vedere della pressione, non servirà esattamente questa caratteristica per poter calcolarnos lo vario pressione. Entonces, per considerare la pressione, vamo a considerare un equilibrio termodinamico. Che cosa vuol dire? Che cada processo sta in balance in balance statistico e con solo questo. Tutto sta bene in equilibrio e van seguendo se sono distribuito bene. Come abbiamo visto, la partizione che ha la maggior probabilità è principalmente quella che domina, e questa distribuzione è descritta per la situazione statistica che abbiamo visto nel vario caso. Quello che ottengo di conseguenza è che la radiazione è governata per la legge di Planck, di conseguenza statistica di Bode-Einstein, il gas della materia è governata per la legge di Boltzmann, che abbiamo visto, che semplifica un poco, perché mi dice che la razón entre l'occupazione la quantità di dos patos entre dos o l'occupazione è data dalla razón entre lo che por l'esponenziale meno beta per la differenza energetica dello dos niveles. Entonces, la statistica Marcel Borsmann. Andremo a vedere che también il gas può essere governato in un caso dalla Fermi-Dirac in un caso particolare. L'interazione gas e radiazione è governata con la legge Kirchhoff e la meccanica statistica descrive matematicamente tutta questa parte. Ottenendo questo, puedo tratar di tenere una relazione entre ottenere la pressione come una funzione di vario parametro termodinamico, temperatura, volume, numero di particola, o también una particola, volume, al momento. Questo è quello che si chiama calcolarsi un'equazione di stato. L'equazione di stato è un'equazione che mi dice come varia la pressione dependendo della caratteristica
statistica in pratica del sistema, con la proprietà di termodinamica del sistema. O para, diciamo, un molte volte se hai il vario discorso del numero di mole, del numero di particola, tanto lo anticipiamo rapidamente, poi dobbiamo vedere mejor, che il numero di mole, il volume, il numero di mole non è nada más che il numero di particola diviso il numero di Avogadro, che mi dice il numero di particola per mole, divido il volume. Ma il numero di particola per volume non è nada más che la densità numerica dividido l'Avogadro. Se moltiplico arriva abajo por il peso medio di cada particola, che è dato da quello che è peso molar molecolare, peso medio atomico. Diciamo, in questo ambito sono tre definizioni non esattamente la misma. E tecnicamente desviano peso molar, molecolare, medio atomico, liviamente. Però diciamo, per il nostro uso, meno dell'1%, di conseguenza non importa. Questo è il peso medio di una particola, del gas che considero. Il peso medio per numero di particole per volume non è nada más che la densità. Mu se queda il numero di Avogadro per mAh, che è l'unità di massa atomica, mi dà 1 grammo per mole. Giustamente perché tenia mole per unità di volume, a cui tengo massa per unità di volume, in conseguenza tengo correggerlo per tenere mole per unità di volume. Mu è un numero puro. Se quiero analizzare bene, tengo a vedere quali sono le interazioni tra la particola. Para un caso sencillo, sarebbe tenere particola non interattuante, che non è che interattuano tanto, entonces, dentro che nosotros tenemos un gas che perlomeno la temperatura maggiore o uguale a 105 Kelvin, questo quiere tenere, decir che tenemos una buona quantità di gas ionizzato, quasi tutto come dentro ionizzato, tanto per un'idea, l'energia para passare da Helio 2 a Helio 3, ovvero ionizzarlo completamente, perché Helio 1 è l'elio neutro, Helio 2 è ionizzato una vez, Helio 3 è ionizzato 2 volte. Casi quella para hierro 26 protones, in maniera un po' ridondante di scrivere hierro, in realtà. Hierro 4 aquí. Ionizzato 3 volte, ha ionizzato 4 volte. Ha ionizzato quarta ionizzazione e ma sono in neutro dell'elio. Di conseguenza, ferro è un elemento abbastanza comune per suo numero atomico, però abbastanza basso. Di conseguenza, dobbiamo vedere che a questa temperatura dovevamo tenere l'elio completamente ionizzato, quiere dire che teniamo una certa quantità di tutto l'altro elemento anche ben ionizzato. Se teniamo
Plasma, entonces partículas, quiere decir que hay partícula carga y pueden interactuar no solo en un complejo, como sería la definición de plasma, va a tener también interacciones entre ellos. Entonces, es importante chequear la relación entre la energía de Coulomb y la energía interna del sistema. Bueno, a nosotros nos interesa que la energía de Coulomb sea mucho más chica de la energía interna. Entonces, quiere decir que principalmente la energía interna es la que comanda. Entonces, temperatura es lo que va a dar la sensación térmica, entonces la presión, que nosotros más fácil de gestionar, y no interacciones de legamen entre conexiones con tensión coulombiana entre las varias partículas que puedan atraerse o otro tipo de cosas. Para estudiar la energía coulombiana necesitamos comprender cuál es la energía típica, en la distancia típica entre dos partículas. Esta no es nada más, si vamos a ver la distancia media, es prácticamente si vamos a ver la masa de una mia partícula de gas media. Esattamente questo, come si è menzionato, e la divido per il volume, per particola, che è alla terza, il volume, la distanza media, e anche la massa totale, dividida il volume totale. Di conseguenza, io voglio ottenere che la mia distanza media tra le particole ha un comportamento di questo tipo. Varia linearmente con la dimensione del mio soggetto, la stella in questo caso, l'emisfera di gas, però decresce con la massa, anche se lineamente, perché è uno solo della potenza di un terzo, non varia tanto forte. Dal teorema del Virial possiamo non calcolarnos che la temperatura media varia in questa maniera e vabbè, consideriamo un caso semplice, praticamente monoatomico, entonces il peso molecolare, casi lo mismo. È semplicemente il numero di massa atomica. Nosotros vamos a ver esto, entonces vamos a ver quanto è l'energia di Coulomb rispetto all'energia interna, ed è, vabbè, más o meno Z in questo caso per evitare confusione con altro Z è sì, il numero atomico. Questa è l'energia di Coulomb. L'energia interna si può approssimare con KT. Sostituye con esto hay la varia que vamos directamente con los valores alfa como he dicho era depende de la constante que se conecta con energía potencial, que me dices, depende un poco de la cómo varía la densidad al interno del cuerpo. Digamos,
È una dell'ordine dell'umidità, perché è tanto importante. Al final lo valore. E questo. Se teniamo un idrogeno, qua abbiamo uno, abbastanza simile, e vamo a vedere che è más o meno 2 centesimo con massa solare alla meno 2 terzi. Para un gas di altro materiale, generalmente il 2 veces lo zeta, quindi questo si va a essere un po' più cico nell'ordine del 0,8, però con zeta è la dipendenza lo stesso, meno 2 terzi. Ma quello che mi interessa è che se vuoi avere, generalmente questo valore per estrella è sempre abbastanza chico. L'estrella ma di massa más chica è 0,1, e un decimo, ovvero l'inverso è 10. 10 alla 2 terzi sono la cubica di 4, tra un poco meno di 5, perché 100 e 125 nel cubo di 5 per l'unica viene 0,1. También la stella más chica, l'energia colombiana, solo un decimo dell'energia interna. E sono onestamente la stella di massa más bassa, sono anche caso un poco más estremo, con anche problema sui, non dovremmo avere. Quindi per una stella facilmente è così. Se vamo a fare un calcolo, è vero, para che sia questo comincia a essere paragonabile, quindi más o meno 1, questo stiamo parlando di sfera dimensione del pianeta. In Jupiter tengo considerata anche interazione per la particola, non vedo ma solo considerare come singola, dicio hai situazione famoso caso dell'idrogeno metallico. Caso tanto per comprendere, lo donde l'energia di Coulomb è molto maggiore della U, sono a caso dello solido, che un solido esattamente per questo, perché l'interazione colombiana tra la varia particola gana rispetto alla direzione della particola, di conseguenza mantiene una struttura rigida. Bueno, entonces, considerato che l'energia colombiana non influye, vamos a tener solo l'energia interna, entonces, equitazione termica, podemos considerare la particola che non interattua, semplicemente si muove, e vedere come poter calcolarlo di conseguenza questa relazione. Cos'è la pressione? Una forza su una superficie. Cos'è una forza? È la variazione di quantità di moto nel tempo. Se un tipico arriva abajo, questo per delta x per essere volume, delta x su delta t è una velocità, perfetto. Quello che io, di conseguenza, se pone la pressione, che è una forza sulla superficie, può anche vederla come
una variación de momento, trataremos en el movimiento, por área, por tiempo, entonces el flujo. Un flujo no es nada más que mi propiedad, la variación de la mi propiedad, por una velocidad dividido por un volumen, di conseguenza una densità. Vamo di conseguenza a considerare il classico caso generico. Teniamo la una fuerza por una superficie, vamos a tener una superficie, vamos a ver cuál es la variación de momento. Una partícula entra con un cierto momento P, que inicial, nada más que un P per el seno, tanto que esto es eta, seno eta meno coseno de eta. Per final, l'argomento orizzontale si conserva, l'argomento perpendicolare cambia di segno. Di conseguenza, quello che ottengo è cosa classica, la variazione del momento non è nada más che dos veces il movimento con il coseno dell'angolo con la quale la partícula del cilindro è in superficie immaginaria. Entonces, io puedo considerare in general il mio spazio, dividirlo in vario, con una superficie e ver che la ho anche semplicemente cada partícula in un pequeño volume che si muove allá adentro e hai una interazione con la superficie e non è más che cada partícula pressione in questa maniera sulla superficie. Il mio flujo che mi interessa con il momento abbiamo un flujo, la partícula por superficie con unità di tiempo, partícula di cosa che van a tener un momento ante P de P, están en un ángulo entre teta e teta más de teta. Questo numero di partícula con questa caratteristica non è nada más che mi n della statistica, che mi dice la varia caratteristica per angolo del movimento, il momento, essendo che voglio operare il flujo, per la velocità relativa della partícula con il coseno del teta. E acá n, tendo che ne sia un volume, va lo voi a dividere per la n è la densità numerica, di stanza. Pequeño problema. Acá no tenemos la n por stato energético o por valor.
del momento, non per angolo. Quello che nos dà è una densità isotropa, non distribuzione per direzioni. Entonces es necesario calcular, obtener, saber la relación entre NP y NP teta, isótropa y no isótropa. ¿Qué debo decir que sea isótropo? Si tenemos una isotropía, quiere decir que el número de partícula in una certa direzione con un certo contatto moto rispetto alla particola che tiene semplicemente a quella che entra in movimento tiene che essere uguale al rapporto unico allo angolo. Entonces lo teta con il seno di teta teta diviso 4 y di angolo solido l'angolo total che hai e la relazione tiene che essere questa. Di conseguenza ora io so come si sia che la pressione mi è data da questa parte, se che per cada intervallo di questo tipo tiene questo valore. N teta P non lo tengo, tengo NP, però me puedo recavare in questa maniera e quello che ottengo di conseguenza è una relazione generale e questo mi dà un terzo, di conseguenza quello che al final ottengo è questa linda equazione, che è il famoso integrale di pressione. Quello che mi dice è che la pressione in un gas di particola è semplicemente adatto dall'integrale entre 0 infinito del detto del momento per la velocità che non è connettata al momento la del numero densità di particola con quel momento forte e questo nosotros lo sabemos porque la número de partículas por energía, ma, energía es el momento con conectado, entonces puedo poner esto, esto el que de P, entonces de P es dado de esto más la parte de la de ocupación. Y de consecuencia, a segunda de la varia densidad, no, della seconda della meccanica statistica pongo la questo valore di n a dentro e poi devo calcolarmi la la varia valore sempre ricordando che P è uguale a mv solo e solamente quando v è molto più chico. Si no, in generale, P es M gamma V con gamma la costante di Lorentz. Di conseguenza, quello che io posso fare è ora considerare la varia caratteristica. Se poner dentro la
estadísticas y hacerme los varios cálculos. Quello che ottengo è sempre un punto gas non relativista, e questo sarà un discorso sempre, sarà sempre importante di distinguere lo caso relativista non relativista, perché facilmente vanno a tenere un particolare relativista e vanno a tenere un comportamento differente. Se teniamo un particolare relativista, come si dice, è uguale a mv, l'energia è il classico, statistica di Maxwell-Boltzmann, quello che ottengo è che la pressione uguale a 2 tercios nell'energia interna sul volume e precisamente questo. In un gas relativista, la pressione, il momento tiene che sia considerato un momento relativista, di conseguenza quello che ottengo, diciamo, anche durante, tiene un cambio. E va a tenere alcun valore separato. Principalmente come gas relativista principale, quello che nosotros è il caso dello fotones, dove l'energia è P per sé. Di conseguenza, quello che ottengo è che mi pressione di radiazione è uguale a un terzo per la densità dell'energia, che l'avevo menzionato anche, la A forte quadro, e di conseguenza vamo a ottenere questo valore con la A che è 4 sigma per sé, che è che è altra variabile particolare. E questo di base ci dà la caratteristica principale, basica dello gas normalmente che teniamo. In una strella normale, in sequenza principale, principalmente teniamo questo. Teniamo il gas che segue Maxwell-Boltzmann, che non dà questa caratteristica, o non teniamo un gas dello fotones che non dà questo. Di conseguenza, mettiamo la pressione in totale, no, visto che è un plasma, no, otteniamo che abbiamo le tre componenti, la componente di iones, di elettrones, e la pressione di radiazione. Ione elettrone lo otteniamo direttamente come pressione del gas, dobbiamo vedere che sono facilmente sono similari, di conseguenza si può raggruppare in un'unica equazione. E questa. Iremo a vedere che è abbastanza importante la caratteristica quanto influenza, también perché la pressione di radiazione va come la temperatura alla quarta, la pressione del gas va linearmente con la temperatura e con la densità della materia. Di conseguenza, se io subo la temperatura, la pressione di radiazione mi aumenta molto più che la pressione
il gas. Di conseguenza è bastante importante sapere quanto entro lo dos, presión del gas, presión de radiación es más importante. De hecho, nos vamos a introducir un parámetro que mucha fantasía lo llamamos beta. Cuidado, beta a veces es uno sobre capa de durante un Boltzmann con la temperatura. In otro ámbito è la razón entre la presión del gas respecto a la presión total. Questo è un valore che ovviamente varia tra 0 e 1, perché la presión del gas può essere tecnicamente nunca è 0 e nunca è 1, però vabbè, è comprendido adesso il nostro valore. Quando la presión del gas è completamente trascurabile rispetto a la pressione della radiazione o quando la pressione della radiazione è trascurabile rispetto alla pressione del gas. Un punto per il gas. La pressione uguale a kB, la densità T mu. Mu, come me la calcolo? Come mi sia mu per insegnare è la no, non N, ma M è la massa media, entonces, numero della massa totale, il numero di particole totali in unità di massa atomica. E mi piace. Se divido arriva e va per il volume, ottengo la massa molar, molecolare, massa atomica medio. Tecnicamente sono differenti, perché ad esempio la massa molecolare in realtà è minore che la somma. In questo caso non è un problema perché non teniamo molecole, perché tutto lo legame, lo atomo, lo possiamo considerare abbastanza ben ionizzato. Di conseguenza, cada particola è simplemente data dalla, si può dire, dato sul nucleo. L'idrogeno è simplemente un protone o deuterio, ma è abbastanza poco. L'elio ha l'elio 3 e l'elio 4, due protoni, ma uno o due neutroni e così adelante. Di conseguenza, diciamo, in questo ambito sono abbastanza similari. La densità totale me la prendo a calcolare come la massa di un certo tipo di particola, moltiplicata per la sua densità numerica. Entonces, la massa di un atomo di idrogeno con la densità numerica di idrogeno, la massa dell'atomo dell'elio 3 con la densità dell'elio 3, la massa dell'elio 4 con la densità dell'elio 4, e così via. Sommandolo tutto, mi dà la densità totale. La densità numerica totale è la somma della densità numerica del vario elemento. Perché mi dice che in unità di volume tengo quantità di particola, e di conseguenza prendo un'unità di volume e conto quanto particolare del vario elemento, il totale della particola che tengo è la somma della parte. Altro che vamos a usare è la frazione di massa, come te l'hai menzionato, che è nada más che la massa che hai di un certo elemento, entonces mi mk por nk
por el volumen dividido la masa total, que es data da densidad por volumen. Volumen, volumen se simplifica, de conseguenza la ecuación de masa es data da la densidad numérica de una cierta partícula por la masa de aquella partícula dividido rho. Cuidado, se, en esto mu y esto mk aparecen, solo que mu, como van a ver, es la media sobre todas las varias partículas, mientras mk es exactamente la masa de quel elemento específico, más que elemento, de quel isótopo, de quella partícula específica. Y, de hecho, mk quanto es e ak il numero di massa atomico, di peso atomico, per mh che, come ricordo, è la massa di un carbonio 12 diviso 12. Un carbonio 12. Entonces, 6 protoni, 6 neutroni, 6 elettroni. Di conseguenza diciamo non esattamente perfetto, perché questo valore non è esattamente, la massa non è esattamente questo. Però, vamos a dirlo, varia dentro meno probabilmente di un punto del percentuale, di conseguenza farà, nostro interesse non è necessario essere tan preciso, è más che sufficiente. Di conseguenza, se vamos a verlo acá, podemos sostituirlo. Densidad con esto, e nos da K, MK, MH. Insomma, di K come potremmo probabilmente vedere esattamente acá l'NK mi dice in pratica come sono distribuidos entro vari elementi numerico la mu che è mi massa molar è la media del peso, de peso atomico rispetto alla distribuzione della materia. Ho definito, no, non è una quadra. Visto también definito en esta manera con 1 dividido la somma de fracciones de masa de cada partícula, cada isótopo, dividido por la el peso atómico de cada partícula. De hecho, podemos ver que esattamente la mu, essendo che ha questa caratteristica, quando queremo mediar entre dos valores, tendremo a fare quello che si chiama la media armonica, che è la seconda dos, sumarlo inverso, come hai nella resistenza in parallelo. Nella pratica, quello che ottengo è che la densità numerica è semplicemente data da numero densità degli elettroni más la avevamo questa acá, questa abbiamo un componente che sono gli elettroni e l'altro sono gli ioni principalmente.
También porque, como se decía, los fotones no conservan el número, de consecuencia, es solo a nivel de energía y de presión en esta manera directa. Il numero di elettrones, da cosa dipende? Ovviamente, essendo che è un plasma, tiene che essere la carga totalmente neutro. Il numero di elettrones dipende dal numero di iones che hai su la livello di ionizzazione, se può dire, no? O il numero di elettroni emitito per lo ionis. Entonces, quanta volte è stato ionizzato? Entonces, per esempio, nel caso dell'idrogeno, sarà semplicemente 1, perché l'idrogeno ne emette uno solo. L'elio, 1 e 2, dipendendo di quanto è stato ionizzato in totale. Di conseguenza, numero di elettroni varia con quanto elettrone, quanta volte cada ione è stato ionizzato, su frazione di massa dividido su numero di peso atomico. Quello che ottengo è che di conseguenza, ponendo acá questo, la totale, è dato da 1 ma questo. Por esto. Entonces, conoscendo la varia caratteristica di come è distribuita la compressione di gas, vedo calcolarne, avere un'estima della densità numerica. Quello che in caso di se hai una ionizzazione completa, la nu di K è semplicemente il numero atomico dello ione. Entonces, se vamos a considerare una ionizzazione completa, la potendo sostituire questo con zeta di K e abbiamo una reazione completa. Generalmente lo possiamo semplificare con in tre maniere, il famoso tre espressioni di massa, di idrogeno, di elio e di tutto lo demás. Idrogeno 1-1, beh, 1 è perché idrogeno, numero atomico 1, peso atomico 1, entonces non vamos a usare tanto il deuterio perché non importa, è molto poco di questo in generale. Di conseguenza AC1 ZAC e 1 e NuAC e 1. Elio, vamos a considerare l'elio 4, perché vabbè, l'elio 3 generalmente non è tan dominante, una piccola parte. Questo quello che mi dà è entonces A
4, lo z del elio 2 e ovviamente ionizzato e 2. Entonces me produce 2 elettrones e 1 ione. No. Ovviamente sempre 1 ione. In Z sono tutto lo demás, e se voglio considerare completamente ionizzato, quello che mi produce sono Z elettrone 1 ione. Acá si può già comprendere come la particolarità, perché quando ionizzo algo mi dà sempre 1 ione, ma l'elettrone aumenta. Di conseguenza, quando è una completa ionizzazione, il numero di particole sarà abbastanza dominato da due elettroni, perché ionizzando completamente l'elio, e un gas d'elio completamente ionizzato, 2/3 della particola sono elettroni e 1/3 sono ioni. Va a essere una certa importanza. In questo caso la A lo potete usare come 2 volte il numero atomico e la nu il numero atomico. Non è esattamente esatto questo, perché non tutto perfettamente esatto, come hai visto, a 10 alla 5 Kelvin. Il hierro si ionizza 4 volte, però vabbè. No, quello ha preso algo más, però mentre l'elio si è completamente ionizzato, il hierro è ionizzato solo di 1/4, però non è también moltissimo, è abbondante. Sul numero atomico, però gli altri elementi specialmente sono il carbonio, l'ossigeno, il nitrogeno, questo qua è intorno a sull'IA, e quello sono abbastanza massi. Ionizzato completamente. Valore, diciamo, solares per questo 3 sono 0.81, 0.27, 0.02. Approssimativamente. Poi cambia a seconda se considera superficie o interno, diciamo, a considerare il valore totale. Questo, diciamo, adesso un poco meno, perché l'ultima tende más a un 1.3%, però non cambia. Di conseguenza, il numero di elettroni, come abbiamo visto antes, non è nada más che la densità MH, la sommatoria sopra questo. E semplifichiamo, invece di sommare sopra tutto l'elemento, anche perché precedentemente abbiamo visto idrogeno e elio hacen il 98-99%, di conseguenza l'altro ne contribuì in elettrone, però non è che siamo così tan fuerte. Entonces, densidad por esto è solo la razón por tenerlo scritto in maniera differente, perché questo è z frazione di massa e questo è z di numero atomico. Lamentablemente, e vabbè, questo è quasi, non è esattamente perfetto, perché desde l'elio per arriba, sì,
Funciona bastante bien, ma más voy en un momento más pesado, comienza a ser un poco más, porque el número de neutrones va a ser un poco más que el número de protones. Pero, pues ya, aunque son en elementos que son mucho menos presentes, de consecuencia, no es que me interesa. De consecuencia, con lo que tengo es. ¿Listo? Y se meglio è che se lo separo in DOS è quello che ottengo. Questo. Di conseguenza, il numero di elettroni è questo. Come ricordava, dov'era? Acá, la mia massa media, molar media, atomica media, e la densità divido il MH, divido la densità numerica. Di conseguenza, 1 su la massa molar media, molecolare del neutrone, l'inverso di questo è dato da questo valore. O questo che dire, questo come puoi avere la. Vale más o menos 1.71 diviso 2 en 0.86. Esto es su inverso del orden 1.16, me parece. Diviso 8 sarebbe 1,25, 9,1111, e gli sta in mezzo. Il para lo iones, il numero di iones è dato da 1, quarto. Zeta dividido, diciamo, mejor sale come la media de su valore. Esto mi si sia è cico 0.02. Il numero di peso atomico medio è bastante alto. Perché diciamo, stiamo parlando di elementi che sono carbonio, ossigeno, nitrogeno, di conseguenza 12, 14, 16 e algo così. Di conseguenza non possiamo trascurare, per semplicità, e ponere questo, perché tanto questo già è a livello del centesimo, e se vuoi dividirlo con una decina è il millesimo, che possibilmente non cambia molto qua dentro. Di conseguenza quello che ottengo è 1.78. Apparecido, però come puoi vedere, quando io lo voglio considerare acá con la pressione, gli elettroni danno un contributo lineamente maggiore, sin duda.
De hecho, obviamente la presión de un gas, la presión total, como se ha dicho, es data presión del electrón más la presión de los iones, de consecuencia, la masa molar, molecolare totale è data semplicemente dall'inverso della somma dell'inverso dell'altro grosso. Sommando, vuol dire che è un meglio. Tra meglio, perché un meglio più meglio, ma sì, non c'è tutto. Un quarto, o se puoi riscrivere, in questa maniera. Diciamo, di conseguenza, diciamo, si può vedere che più o meno la pressione data a metà per l'elettrone, un poco più, e metà per l'ione, con un totale di 1,6, dato questo. E come vedete, al finale quello che è la metallicità influisce abbastanza poco, perché acá è appunto un centesimo che influisce un 1 punto percentuale, a meno che stia molto metallica, ma también in quel caso. Vai a considerare che il Sol tiene solo meno del 2% di metales, nel senso che non sia idrogeno ed elio, e questo è in arricchimento in 5.000 milioni di anni. Non è che possiamo sperarnos che tenga una stella di come 10 volte più di metallicità. De hecho, encontrar stella di metallicità 1 e non è tan comune, sono casi di arricchimento molto estremi, è necessario di aver stato, in questo caso sarebbe come quasi 5 volte più arricchimento di metallo rispetto a quello che ha avuto il Sol, di aver passato una formazione stellare estremamente forte. Ok, questa è, diciamo, la base. Con il gas, normalmente, tenemos che il gas segue questo, la mu ora tenemos la definizione, tenemos calcolando, e nel caso che sia calcolare la pressione degli elettrones e dello iones e total lo vale contributo per la composizione. E di hecho, in questa forma abbiamo la pressione che varia per la quantità di massa che abbiamo e quanto sta compattata, la temperatura del gas, e acá abajo la mu, la 1 sobre mu, nos dice la composizione del gas. Entonces, dato il tipo di gas, hai più solo 1 sobre mu, come abbiamo visto, e più 1 sobre mu, che è la mu misma. E questo. Con la radiazione del gas, andiamo a ottenere questa parte. E possiamo definire abbastanza ben definito. Non falta un unico un ultimo caso, che è esattamente quando noi vamo a tenere
perché tutto questo è con Maxwell Boltzmann e Bose-Einstein, che sono lo fotografo. Avere se la otra dos, Bose-Einstein e Fermi Dirac, entra con la particola, con lo iones e con lo elettrone. Se lo elettrone sono semplicemente Fermi Dirac, perché sono fermiones, lo iones sono ambos, alcuni sono fermiones, alcuni sono bosones. L'elio classico, elio 3 è un fermione, elio 4 è un bosone. Entonces, vanno gli avere. Quello che mi interessa è vedere in che caso. Generalmente, come abbiamo visto, la varia distribuzione si ha sen sentir principalmente quando la temperatura se va allo zero assoluto, che ovviamente non è quello che lo spassa. Questo perché questo permette di compattare bene i vari elementi. Ma semplicemente ridurre T allo zero vuol dire che KT diventa molto chico. Di conseguenza la temperatura termica se va a comparare, a essere molto chica rispetto a, si può dire, caratteristica della varia distribuzione, come si aveva visto per vamo a ottenere questo e come vedete questo va con la densità. Vamo un poco a anticipare quello di Magnana. Uno momento. Perché hasta ora attento la particola e la vamo a compartire bene. Però se io voi come abbiamo già visto la densità numerica è numero di particola per la del volume, ma se io è l'inverso, quello che ottengo è il volume per particola, che vuol dire che il volume associato a cada particola. Se io aumento questo, non da mas che mu face con la densità. Se io aumento molto la densità, la mia composizione è la misma, quello che ottengo è che il volume per cada particola si va a ridurre. Di conseguenza, se io miro nello spazio di fase, ante, diciamo, una particola teneva uno spazio, che spesso comincia a tenere meno spazio a disposizione. E nosotros abbiamo cominciato parlando del principio di servitù, dove mi dices che delta x o delta p tiene che essere maggiore o uguale a ace di 4 pi greco. Quiere dire che nello spazio della fase, questo è l'area che sta occupando la mia particola. Tiene se un maggiore o uguale a questo. Entonces, se io ante mi occupava di questo, se io aumento la mia densità nello spazio della fase, passa da questo a questo. Io tengo a ridurre questa parte. Però io so che nello spazio della fase, la mia particola tiene che occupare questa area minima. In questo caso, mi è dato ipervolume minimo, perché tutto questo in realtà è un cubo. Che vuol dire che se io riduco a K, mi sentite che era paragliato. Di conseguenza, a un certo punto, andremo a vedere domani, la valore del momento, la quantità di momento di una particola non è mas tanto influenzata da sue caratteristiche termiche, quanto debito che il principio di servitù mi obbliga che sul momento vaya aumentando. Però questo lo vamo a vedere in maniera. Grazie.
perché sono già la 3 seconde. Bon. Se non hai domande particolari, non so tampoco se ne stanno ascoltando. No. Nos vemos mañana.